Amici di TV Vialar, buonasera a tutti e bentrovati dal centrale del TC Vialar, dove questa sera va in scena un remake della partita a scacchi della scorsa settimana di Bianchi contro Neri. Questa sera abbiamo paradossalmente Fabio Bianchi vestito nero e il nostro eroe del web Pippero De Santis, che appena fa un vincente con una palla corta in questo momento, in maglia grigia dall'altra parte della rete. Non siamo così esperti di ciclismo da sapere che cosa sia la maglia grigia, cosa corrisponda, ma lui ce lo dirà più tardi. In questo momento il punteggio vede Fabio Bianchi in maglia nera in vantaggio 2-1 e il Pippero serve con il punteggio di 15-0. Regalone di Fabio sul dritto facile sulla seconda palla del Pippero, quindi 30-0. Mentre invece sul campo accanto abbiamo niente proprio di meno che Terminator Conte, colui che ha appena ottenuta la libertà, finalmente uomo a piede libero, si scatena sul campo da tennis contro Marcolino Mazzonna, numero 1 della classifica mondiale. Intanto il Pippero serve sul 3-0, sul 30-0, scusate, la prima larga di oltre il corridoio. Bello questo dritto che pulisce la linea, il Pippero ingrossa le spalle, alza la cresta e si porta sul 40-0. Amici di TV Vialar, noi sappiamo benissimo che nell'attesa in questi giorni, nell'astinenza di match su TV Vialar, vi siete dovuti consolare con il tennis minore proveniente da New York. Però a questo punto potete consolarvi che avete nuovamente il vostro idolo del web, il nostro grande Pippero. Tutto per voi in questa sera in diretta via satellite dal centrale del TC Vialar, 40-0. Questa è lunga, peccato, prende il net e esce. E anche questa è fuori, Fabio ancora deve scaldare bene i motori e non è riuscito a rispondere adeguatamente alle prime del Pippero, che comunque anche alle seconde bisogna dire, comunque insomma la prima del Pippero spesso supera la velocità di 250 miglia all'ora, per cui comunque è una palla che è difficile da mandare di là. Forse solo Arina Sabalenka riesce a tirare una prima più forte del Pippero. Va bene, due pari. In questo momento è Fabio Bianchi in maglia nera al servizio, tutto nero, è total black, ha fatto l'aca prima del match anche. Due pari. La prima è là, è lunga. Pippero risponde lungo, Fabio stecca la palla in corridoio. Pippero sembra molto sul pezzo, fino adesso ancora non ha regalato spunti della sua classe sopraffina, non ha tirato palle sui teloni, ma noi sappiamo che la sua psicolabilità è tale da poter incidere sul match. In ogni istante intanto comunque un'altra grande risposta vincente, Pippero ci guarda tronfio e va dall'altra parte a rispondere sullo 0-30. Attenzione, situazione delicata per Fabio Bianchi. Pippero scende a rete e qui spaventa Fabio e quindi siamo 0-40. Intanto abbiamo con noi niente po' di meno che il presidentissimo. Inchino a tutti. Buonasera per il presidentissimo. Tutti. Buonasera a tutti. Abbiamo un match di cartello questa sera sul centrale. Beh, visto anche il folto pubblico. Gli spalti che non possiamo inquadrare, però veramente riempiti in ogni ordine di posti. Non stiamo puntando più sulle dirette streaming, che mi sembra che online, perché dal vivo costiamo troppo, da quello che ho capito. Quindi... andiamo con l'online. Anzi ci saranno offerte sensazionali per gli amici di Vialar, veramente abbonamenti a prezzi stracciati. Poi vogliamo dire anche che stiamo preparando il merchandising di TV Vialar. Sì. Tanto il Pippero è break point, attenzione, vediamo questo grande dritto vincente, il Pippero si carica, gonfia le spalle. Va. Il Pippero è il vero giocatore o da palazzetto o da telecamera. Si gasa. Se lo metti al campo 5 non ha senso. No. Cioè, il Pippero ha bisogno di sentire l'amore del pubblico. Se giocasse sull'Arthur Ashe, il Pippero penso che a Sinner non gli fa vedere palla a Sinner, perché è talmente carico. Pare che ci sia stata la dichiarazione, no? Cioè, in questo momento non temo nessuno, sto troppo bene.
Solo il pippero. solo il pippero se in forma mi può dare filo da torcere. Insinuare il mio. Il sì, mio... sì, ma perché Alcaraz è fermo ai box ormai da un po', non sembra essere così pericoloso. E invece, no, ragazzi, il pippero... Il pippero quando accelera veramente... Sì, ce n'è per nessuno. Accelera. Comunque, grazie per avermi inviato, Boris, per dire della promozione che abbiamo sì, questa sera. Raccontaci, raccontaci. Ai primi 100 like faremo un'estrazione della maglia del pippero sudata. Autografata. Ecco, intanto viene, vuole di fare una dichiarazione. Attenzione, una dichiarazione in diretta via satellite. Il pippero. Sì, regista, sì. Gentilmente può interrompere qui che i colpi della serata l'ho. Li hai già esauriti tutti. In realtà staremo ancora solo ed esclusivamente per quest'altro game. Sì, esatto. Ma poi ti faremo vedere gli highlights, dai, non ti preoccupare. Comunque, il pippero con la sua consueta fascia da gay tra i capelli va a servire sul 3-2. Vediamo un po', dai, quando comunque c'è un minimo però, di pressione, intanto... Però mille problemi, da sudorazione, capelli negli occhi, incordature, cioè tutta una serie di cose che deve calcolare al meglio per poi tirare sti rovesci. Questo peccato, era un po' in ritardo, però alla fine è morto sul net. Un po' la Fritz, no? Hai visto? Con questo finale bloccato, ricordava un po' Fritz. Ma Fritz ha detto che lui ha cambiato qualcosa nella sua tecnica dopo aver visto giocare il pippero, per cui... Ma fa tipo via fa miracoli, è un po' tipo il canale di Muratoglu. gli piacerebbe a Muratoglu. Sì, voglia. Lunga. Il pippero... Come tu sai, il maestro ha una esenzione regolamentare, lui può fare fallo di piede per motivi di salute, per cui è inutile, intanto qui tira la seconda fuori. E quindi io voglio ripetere agli amici... Il doppio fallo è un doppio fallo Demchenko. Sì. Vorrei ripetere agli amici di TV Vialar di non segnalarci il fallo di piede del pippero, perché il pippero ha una... il pippero ha una esenzione per motivi di salute, per cui lui il fallo di piede lo può fare, anzi proprio perché lo può fare ringraziate che non va a servire sotto rete, quindi 15 pari se no 0-30, attenzione 0-30 La zucca sta tornando, sì, perché... la carrozza sta tornando zucca. Sì, perché appena lui ha fatto questi tre vincenti, si è portato in vantaggio, ha fatto il break, per lui il match è finito. Tutto io quello che c'è dopo... Buonasera, devo prendere le statistiche del pippero. Cioè, voglio ci mettiamo qui, ci mettiamo qui. Con calma. Giusto, sono d'accordo. Possiamo fare anche in diretta via satellite. Intanto comunque buona, la prima entra. Vedete quanti punti e questa vince... è fuori di un metro. Grande vedete pippero. Quanti punti vince con la prima? Beh, con la prima c'è una buona percentuale il pippero, a parte questo caso che insomma è la terza di servizio il problema. Comunque, bando alle ciance, non distraiamoci perché il match siamo è importante. 3 gradui di 0,40, quindi le statistiche in questo caso pesano, però il pippero ci può regalare tutto nel male e nel peggio. Questa pulisce la riga, ma purtroppo non è quella riga giusta. Quella del 5. Esatto, è la riga del capo accanto. Fabio attende e il pippero tira fuori, questa volta di poco, però fuori. Lui controlla, cerca di controllare la sua strepitosa potenza, ma vabbè, lui chiacchiera con il pubblico perché lui è un guascone, è un istrione, un mattatore, insomma ragazzi, dopo Gasman c'è il pippero. E quindi lui, quello che succede in campo, tanto lui il break l'ha fatto, per cui insomma adesso sta a tre pari, insomma per lui la pagnotta è già guadagnata. Comunque vediamo un po' che cosa ci regalerà, ci saprà regalare il pippero. Intanto maestro, ti segnalo che dovrebbe essere in arrivo direttamente da Stoccolma a breve. Intanto grande risposta, attenzione, pallonetto delicatissimo, che mano vellutata questo giocatore. Sì, bella scelta effettivamente. Che grande giocatore, anche magnanimo, perché lui ha detto io potevo uccidere il mio avversario a rete, invece l'ho graziato con un pallonetto delicatissimo, quindi è anche un, oltre che un grande campione, un uomo dal cuore d'oro. Da Stoccolma è in arrivo a minuti il nostro prode Alfredino, che è andato a visionare talenti scandinavi per sapere, per vedere cosa ci porta, perché noi comunque al Vialar non ci accontentiamo mai. Tanto risposta. Attenzione, qui... Fabio Bianchi non è uomo da telecamera, un po' no, teso, sente, ragazzi, sente la tensione, sente la tensione. Vado un attimo a... Sì, ti aspettiamo. Messo... 0,30, giusto? Tanto Fabio si manda a fanculo da solo. Ups, scusate. 0,30, attenzione.
peppero lungo di rovescio, carica il dritto, molto bello, angolato, grande, strettino, la palla, grande il pippero. Devo dire che quest'oggi il pippero dà il meglio di sé in risposta. Paradossalmente un uomo dalla prima di servizio da 250 miglia all'ora dà il meglio di sé in risposta. Il pippero è proprio l'essenza dell'imprevedibilità di questo magico sport. Comunque 0,40, grande risposta a tutto braccio, Fabio alza, però è fuori anche questa e quindi è un nuovo break del pippero 4-3 che si carica, ci crede lui. Lui era modestamente, aveva detto che aveva fatto tutto quello che già doveva fare e invece in questo game ci ha dimostrato che le frecce nella sua faretra sono ancora più che numerose. Intanto spostiamoci un attimo sul campo accanto perché il match è di livello. Terminator gioca contro Marcolino Mazzonna, è comunque un match importante, due giocatori dal peso specifico non indifferente. Come lo vedi Terminator contro Mazzonna? Bel match, infatti. Allora, Terminator ha esordito dicendo: ah, stasera gioco uno forte, stasera certo. Ho poche possibilità. Chiagni e foot, è sempre bello poter giocare con qualcuno che è più forte di te. Sì. Ma gliel'ha detto a lui, qua, in sua presenza. Giustamente, è pretattica. Io ho detto, Marco lì, grattati profondamente, perché se esci con le gambe due dal campo, sono già soddisfatto. Terminator lo conosciamo, è uno che non perdona. Palla corta, net, giocano a pittino, vediamo un po'. È grande passante, precisissimo. Attenzione, eccolo, da Stoccolma. In arrivo. Scusa Fabio, ci siamo persi, quanto state? 4-3-2. Sì, 0-0? Ok, attenzione, ricomincia. Intanto il pippero si lancia la palla a casaccio sul campo accanto. Attenzione perché se colpisce Terminator con il lancio di palla rischia anche qualche cosa, perché Terminator... Comunque, attenzione. Eccolo, in arrivo direttamente da Stoccolma, signore e signori. Alfredino Suburra, grande spettacolo. Non pensavi di trovarci qua, vero? Spettacolo. Oh, comunque arrivi nel momento clou del match perché il pippero è in vantaggio 4-3 e servizio. E questo tutto questo è molto strano visto che Fabio Bianchi sta giocando con una racchetta straordinaria. Gliel'hai venduta tu? Gli ho regalato io. Per vendere, che volgarità, scambio di soldi. Ah, ma è per questo che si è vestito di nero, perché ha la racchetta nera, che classe ragazzi, che raffineria. No, è la... Tanto il pippero ha tutto, beh, grande ragazzi, spara una prima. No, era buona, attenzione, è rimasta in campo. E questa volta però, no, Fabio un po'... Certo, Alfredo, puoi dire che le tue racchette le tiri a 16 kg? Non l'ha più incordata? Non l'ha più incordata? 17 sulle verticali e 18 orizzontali. Ah, allora tutto si spiega. Sta tirata per tutto. Non ci avevo pensato. Cioè, ancora non ha preso il campo. Comunque Fabio. È una racchetta prestigiosa e gloriosa perché certo. A me è stata regalata da maestro Fabio. Ma scusa, posso dire una? È la racchetta sulla quale è nato il dritto bordighera? Assolutamente. Sì. Dai ragazzi, sì, attenzione, sì. Grandissima palla del pippero. Non è, poi ne ho prese altre, ma quella che sta impugnando è proprio quella del rovescio Manacor del rovescio, e del dritto bordighera. Allora ragazzi, posso dire una cosa? Io nei panni di Fabio Bianchi questa racchetta l'avrei incorniciata. Ragazzi, Fabio Bianchi, cioè ragazzi, ma stiamo parlando di un circolo che ha una terrazza che si chiama Terrazza Bianchi. Cioè non è un giocatore qualunque. Ma no, senso, ma il minimo è che avesse una racchetta gloriosa certo. Come questa. Certo. Tanto comunque non disperdiamo le nostre energie perché il pippero rischia di portarsi su 5-3. Oh. Attenzione. Qui il regalo dell'incordatura di Alfredino sta portando bene al pippero. Non so se l'ha rincordata, devo dire la verità. Però cioè, la racchetta magica del dritto bordighera e del rovescio Manacor, comunque non sta. Forse la magia è anche legata alla mano, no? Cioè c'è un qualcosa di chimico, no? Tra la racchetta e la mano che la guida, cioè non è solo la racchetta a produrre la magia. Comunque attenzione, dai, non... Madonna ragazzi, pippero è carico come poche volte, riuscirà a perdere al tiebreakone stasera? E quindi Fabio serve per restare nel set, ma parte subito in svantaggio, il pippero con una grande risposta lungo linea di rovescio e... porta solo 0,15.
Ah, qui è tutto braccio, tenta la risposta a lungolinea di dritto questa volta, però si infrange sul net. Secondo te te lo faccio, ragazzi. Secondo te voglio le statistiche. Ma il secondo set forse è il meno Anzi, indicativo. adesso quest'anno voglio fare una, cioè voglio dire a tutti quelli per il mio compleanno di fare una raccolta fondi. Tutti mi conoscono così, più il resto lo metto io. Voglio fare Buzzline, un attrezzo meraviglioso, si mette sul Wow! paletto e ti fa Guarda, papi, tipo occhio di di là falco. Cioè, tipo, fantastico. Ma si quanto monta sul costa? paletto. Mila. No, però. Cosa Comunque, succede? attenzione, Lo 15:30. monti sul paletto, praticamente, e ti prende tutto. Cioè, Ti tutto vuol riprendi. dire tutto. Cioè, vuol dire, ti dice quanti dritti hai fatto, dove l'hai tirato, come ti sei Ragazzi, mosso, però è come ti una sei sentenza mosso. stasera. La palla si è incastonata nella rete dalla potenza del suo dritto incrociato, del suo dritto inside out. Poi si fa 15:40. certo una figata. 15:40, double break point. Pippero, ragazzi, attenzione che io non so quando è l'ultima volta che ha vinto un set il Pippero. Non penso fosse ancora nato. Sì, penso che almeno. Attenzione, attenzione. Ragazzi, Se posso dirti, chiude con una palla corta questo vero che set, a braccio al cielo. l'ultima volta ha vinto un set non c'erano i set. No, esatto, cioè, secondo me non c'era, quantomeno non c'era il tie break, era prima dell'invenzione del Mi sembra tie che Pietrangeli stava facendo i tornei. break. Sì, forse era il periodo in cui Pietrangeli Non vince a c'era la Roland Garros. Sì, classifica sì. computerizzata. No, no, no. Sicuramente parliamo della metà del secolo scorso, ecco. Comunque, Alfredino, vieni qui, avvicinati cortesemente, intanto che il Pippero va a servire per il secondo set, che sarà carico di tensione e di emozioni per noi, quindi. Cari telespettatori, Sì. vi ho fatto vedere tutto quello che Tutto. avevo da fare. Adesso Dobbiamo basta. chiudere qui il collegamento. Basta. Adesso Basta, lui ha basta. Gli ho fatto dato. vedere cose che a New York non hanno No, visto, vabbè, ma non hanno New York è visto tennis nessuno. minore, che di che cosa stai parlando, ragazzi? Cioè, New York è il riempitivo tra un match di TV Vialare e l'altro. Comunque, Alfredino, invece volevamo dire che tu hai recentemente ripreso la racchetta in mano, Sì, possiamo dire, è importante 10 giorni questo. fa, dopo 100 giorni di Ci stop. vogliamo dire anche una cosa, che tu in occasione degli internazionali d'Italia hai avuto come sparring partner niente po' di meno che Taylor Fritz, tanto attenzione, terribile palla corta del Pippero, e Pablo Bianchi lo infiocina. E questo, il buongiorno si vede dal mattino, il secondo set sarà un'altra cosa. Come dicevamo, che in occasione degli internazionali d'Italia tu hai avuto come sparring partner niente po' Taylor meno che Fritz, Taylor Fritz, il sì. quale poi è arrivato in finale agli US Open, per cui E non comunque vogliamo dire oltre, non io diciamo non nient'altro, diciamo diciamo oltre. solo che lo sparring partner di Alfredino è diventato lo sparring partner di Sinner alla Sì, fine, al per cui. quale infatti Sinner ha dato 2 ore e 10 di lezione. Non so quanto ha pagato Taylor Fritz per quelle 2 ore, forse sulle 35 euro l'ora probabilmente. Chi lo Questo sa? a dimostrazione che comunque, insomma, il vero grande tennis è solo su TV Vialar, che è la casa del talento e della classe più pura. E dicevamo invece, quindi hai ripreso dopo un certo periodo Sì, di stop la sì. racchetta. Finiti i colpi! Pippero ormai è in preda, Protagonista, proprio. sì, in trance protagonista. Ripreso, E hai incrociato la racchetta niente poco di meno che con Adrianole Pietrosantovic. innanzitutto con Ingegner Demchenko, che mi ha allenato subito nella prima oretta di palleggio, a seguire un'ora con la maestra Federica e a successo. Ah, questa esce di poco, peccato, Sì, no, grande peccato. palla, grande palla. E poi ancora un'oretta col maestro Simone. A quel Quindi eri punto ho bello pensato caldo. che potesse essere l'ora di Momento ricominciare. E ho giusto. fatto 2 orette con Pietro Pietro Santovic. Statici, che mi ha, come si dice, no, asfaltato, No, no, perché ho resistito. 7-6-7-5, no? 7-6-7-5, Vabbè, quindi mi ha ragazzi, cioè, vinto per essere 7-6, è stato un match di bravo. Sì, sì, rientro, sì. chapeau, chapeau. Anche perché noi ci Sì, ricordiamo che insomma c'è un Alfredino Pietrosantovic prima dell'infortunio, è giusto. 12 maggio, 12 maggio. in cui tu comunque non gli hai fatto vedere palla, nel senso che Più o meno. diciamo che i valori sul campo, diciamo, a condizione atletica decente, insomma, non c'è Staremo a match. Non vedere, c'è staremo a match. vedere. Possiamo dire che Pietro Santovic può fare da sparring partner a Medda Sciarelli. Attenzione, peraltro, parli del diavolo E e spunta arriva, le corna di arriva. Medda Sciarelli, ragazzi. Scusami se ti correggo, ma è Merdacciarelli, tutto Merdacciarelli, attaccato. tutto attaccato, Merdacciarelli. No, scusa, finisco sul discorso Pietro Santovic, non è più così. Adriano ha giocato molto bene, ha servito benissimo, mi ha confidato di aver cambiato servizio proprio negli ultimi 2 o 3 mesi. Non ce ne eravamo accorti. Serve molto meglio, serve molto meglio. Vabbè.
Ragazzi, è arrivato Merdacciarelli. È arrivato anche Merdacciarelli, ragazzi. Cosa potete chiedere di più? Intanto Terminator Conte sul capo accanto se la ride, chissà cosa sta succedendo. Cioè lui ormai pensa più alla TV Vialar che al suo avversario. Comunque, 30-40, attenzione, il Pippero al servizio. Primo game del secondo set. 34. Quando riesce a non tirarsela a caso. Oh, peccato, questo era bello. Servizio è dritto. Servizio è dritto, ma finisce sul net. E quindi è break. Break è il primo game del secondo set. Ecco qui intanto Merdacciarelli, ragazzi, attenzione. L'eroe del web, l'eroe del web. Quindi 6-3 Pippero il primo set. 1-0 bianchi e servizio. Il secondo, bianchi ovviamente vestito di nero. Corretto. Giusto. Quanto stanno? L'ho appena detto, sei di strano, Merdacciarelli. 1-0 Fabio. 6-3 Pippero. Tutte... No, sì, infatti prima si stava dicendo, si stava cercando di ricordare quando avesse vinto l'ultimo set, ma nessuno... Ecco. Faccio notare che Fabio Bianchi nel frattempo ha cambiato racchetta, ha ripreso quella sua, ha appena scoperto che la giocatura era tirata a 17 kg. infatti sta cominciando a mettere dentro qualche palla. Per cui possiamo dire che insomma... Ormai il match è indirizzato a un facile tie-breakone. Sì, tirarsi la pizza. Sì, sì, sì. No. No, non ancora. No. Sono uscito adesso dall'office. Adesso? Sì. Non distrae... ragazzi, ecco, Pippero, fatto, Pippero ecco. Non mette più una palla. Sono arrivato io, Fabio. No. Che mi vede dietro. No. Il Pippero, l'ultima palla che ha messo nel campo era l'ultimo 15 del primo set. Dopodiché ha tirato i remi in barca perché lui... si accontenta del grande risultato ottenuto. Beh, d'altronde eccolo là. Adesso aspettiamo il tempo. D'altronde, beh, per forza, sì. Cioè, il secondo set lo devono giocare, anche se insomma è abbastanza inutile, però diciamo il regolamento prevede che malgrado tutto devono giocare questo secondo set. Ma io dei spettatori direi di vederci direttamente il tebreccone. Beh, possiamo passare a fare un po' di Terminator Mazzonna e poi tornare per il tiebreccone. Attenzione, ha messo dentro una palla però, attenzione. Ah, ecco. Va bene ragazzi, allora sul 2-0 bianchi nel secondo set noi interrompiamo un attimo il collegamento, lo riprenderemo al tiebreakone che seguiremo in diretta per tutti e 10 i punti. 10, sì, di non 10, ce ne sarà uno di più. Di cui secondo me 3 doppi falli sicuro. Beh sì, se tanto mi dà tanto. Comunque ragazzi, il Pippero non finisce mai di regalarci grandi gioie ed emozioni. Per cui non andate via, rimanete sintonizzati perché a molto breve, avremo il tiebreakone. Vediamo per un attimo questo 15. Però ha fatto, ragazzi, al terzo game del secondo set riesce a fare finalmente punto il Pippero. Va bene, amici di Vialar, per il momento è tutto e vi diamo appuntamento a più tardi.